Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi parliamo di un argomento molto sensibile e serio, cioè la sicurezza informatica. Ebbene, negli ultimi anni abbiamo visto come gli smartphone sono lievitati in prezzo, ma nel contempo anche le strade hanno avuto un pullulare di ladri sempre più meschini e pronti a rubare i nostri smartphone dalle nostre tasche, perché ovviamente sul mercato nero rivendere uno smartphone oggigiorno può far sì che il ladro si arricchisca tra i 100 e i 300 euro a botta. Ebbene, il che significa che ovviamente per loro è un bel bottino, per noi è una bella sofferenza. E quindi vi voglio spiegare oggi, effettivamente a tanti anni di distanza da quello che era il mio primo video su come recuperare uno smartphone dalle mani dei ladri, come poter andare a intervenire nei casi in cui per esempio il nostro smartphone viene rubato. Io personalmente, ad esempio, sul mio smartphone oggigiorno c'ho di tutto e di più, oltre che la mia vita privata, che fondamentalmente è la cosa che meno mi interessa, perché nulla ci faccio con lo smartphone, non invio foto hard di me stesso o le ricevo, e in realtà quello che mi interessa è tutto l'ambiente lavorativo, tutto l'ambiente privato ma di alto rischio, cioè condizioni di banca, carte, soldi, password e quant'altro. Quindi effettivamente come possiamo fare? Il video che feci tanti e tanti anni fa, ormai agli albori di questo mio canale YouTube, riguardava il come andare da un ladro, dargli un pugno e riprendersi lo smartphone, cioè, a parte gli scherzi, localizzare quello che era lo smartphone rubato. Ora è diventato molto più difficile, anche perché i ladri, di converso, si sono sviluppati anche loro tecnologicamente e sanno come fare per rivendere lo smartphone. E poi chi si è visto si è visto. L'unica cosa che possiamo fare noi da questa parte è rendere difficile ai ladri che rubano lo smartphone rivenderlo, cioè bloccando di tutto e di più. Ma effettivamente queste app di blocco che ci sono, che servono sia per ladri che per spioni, ovviamente per persone che magari amano curiosare negli smartphone altrui, lasciamo il telefono sul banco o sulla tavola o chissà dove, qualcuno che conosce la nostra password ci fa qualche scherzetto e va a vedere le nostre cose, a noi questa cosa dà un po' fastidio. Quindi diciamo, l'argomento che andiamo ad affrontare oggi è un po' generale. Ebbene, ci sono sul Play Store, parlo sempre per quanto riguarda Android, per iOS la situazione è un po' differente, per il mondo Android invece ci sono tantissime applicazioni sul Play Store che servono a bloccare qualsiasi lato dello smartphone, rendendo la sicurezza informatica del nostro dispositivo molto elevata. Però effettivamente qual è la migliore? La migliore, dopo un'attentissima selezione e dopo che ho contattato molti sviluppatori di applicazioni che fanno sicurezza smartphone, l'ho decretata ed è AppLock, che sul Play Store è in versione gratuita ma anche in versione a pagamento. Qui in descrizione, tramite il gentilissimo e fidatissimo sviluppatore dell'applicazione, che ricordo conta più di 1 milione di download al Play Store, riusciamo a scaricare tutti la versione a semi pagamento. Significa che abbiamo una versione un po' più pro della gratis, e vi consiglio di conseguenza di scaricarla qui dalla descrizione, di cui troverete per l'appunto il link. Ebbene, questa applicazione al lancio è molto semplice, è facile per le persone di tutte le età. E che cosa presenta? Presenta una serie di tab dove in alto andremo a vedere dopo, ma la prima schermata che si presenta è quella di blocco. Cosa possiamo bloccare a seconda di quanto vogliamo e come vogliamo? Ovviamente dopo una serie di parametri iniziali che andiamo a settare, quali sblocco con impronta digitale, poi con PIN o con segno, si apre questa schermata molto semplice dove in basso troviamo 4 tab. Il primo tab è una schermata iniziale che possiamo andare a bloccare indipendentemente da luogo, tempo e data le applicazioni, il che significa che quando un ladro ci ruba lo smartphone, se pur riesce ad accedere allo smartphone stesso, poi ha tanti scogli, tante password da superare una volta che vuole entrare in qualche applicazione sensibile, penso applicazioni di banco, penso WhatsApp, in cui la gente in WhatsApp praticamente c'è il mondo. Oltre a questo tab iniziale, in basso troviamo altri 3 tab. Il primo tab è blocco a tempo, dove possiamo decidere quando effettivamente bloccare lo smartphone a seconda della tempistica, cioè posso dire allo smartphone, creando una serie di parametri, che magari dalle 17 di oggi fino alle 20 di oggi stesso io non voglio che si sblocca più niente all'interno del mio telefono, in modo tale che non devo stare sempre lì a sbloccarlo. L'ultima tab invece riguarda i luoghi, in cui posso selezionare ad esempio una linea wifi, segno la mia linea di casa, e nel momento in cui mi collego alla linea di casa posso decidere se tenere tutto sbloccato o tutto bloccato. E una volta che per esempio mi allontano da questa linea wifi, come può intervenire l'applicazione stessa? Per esempio, se mi allontano, blocco tutto. Infatti nel video sulla mia destra creo un profilo che chiamo CC,
a caso, ovviamente randomico, nel quale praticamente dico allo smartphone di bloccare tutto. Oltre queste prime impostazioni molto molto particolari, troviamo in alto una serie di parametri che vanno settati ad hoc a nostra preferenza. Quindi entriamo nella voce proteggi e troviamo una serie di parametri, da quelli che servono praticamente a settare che cosa vogliamo andare a mostrare al nostro ladro, cioè sia un pin o un segno. Ovviamente il tutto risulta facilmente sbloccabile senza andare a mettere di volta in volta il pin tramite l'impronta digitale. Possiamo poi andare a settare anche delle password di accesso molto particolari che ci arrivano tramite email nel caso in cui ci dimentichiamo il nostro segno, la nostra password che andiamo a inserire, mediante una domanda che possiamo andare a inserire sempre noi all'interno dell'app stessa, la cui risposta inseriamo sempre noi, quindi è una cosa che dobbiamo sapere per forza. Oltre a ciò ci sono tutta una serie di skin modificabili a nostro piacimento per quel che riguarda la bellezza dell'app stessa e quindi tutta una serie di situazioni particolari, quali ad esempio possiamo andare a settare una serie di screen che possiamo andare a fare, quindi una serie di foto che possiamo andare a fare all'intruso quando si sbaglia una volta il pin, quindi possiamo anche capire chi curiosone, chi spione prova ad accedere alla nostra applicazione, che lo smartphone non appena vede un segno sbagliato va a fare una foto che ci salva poi nella galleria dell'app stessa. Oltre a ciò ci sono una serie di cose modificabili, quali ad esempio le tempistiche di blocco, cioè una volta sbloccata un'app entro quanto essa si deve bloccare un'altra volta, oppure quando e dove si deve bloccare un'app dopo l'abbiamo sbloccata, se effettivamente dopo un blocco possiamo avere lo sblocco illimitato che si andrà poi a bloccare un'altra volta il device una volta che andiamo a fare il blocco schermo. E tutto questo è una serie di impostazioni che dovete andare a vedere voi nello specifico di volta in volta, altrimenti ovviamente il video durerebbe millenni. Oltre a ciò c'è anche una piccola cassaforte all'interno dell'applicazione che ci permette di andare a inserire lì foto e video sotto password, quindi praticamente noi andiamo nella cassaforte, clicchiamo in foto e video che vogliamo andare a inserire, le prende dalla galleria, le sposta dalla galleria eliminandole da lì, quindi non restano alla galleria stessa, ma le inserisce in questa cassaforte. Oltre a ciò ci sono una serie di skin particolari che ovviamente non sto qui a mostrarvi perché sono molto molto lunghi i procedimenti, ma intuitivi, in cui potete andare a modificare le cover, cioè una volta cliccato su un'applicazione non vi esce lo schermo di blocco normale, vi esce un'immagine che potete andare a settare voi e poi con un giochetto, ad esempio un doppio tap e poi un terzo tappo col dito premuto sullo schermo o tre tappo continui o due tappa zig zag eccetera, potete andare a sbloccare la schermata poi di sblocco successivo, quindi una sicurezza ultra ultra sicura. L'applicazione stessa poi vi suggerisce anche una serie di installazioni eccessive ed esterne all'app stessa che va a migliorare ancora di più la sicurezza del vostro smartphone a partire dalla schermata di blocco, cosa che non ho provato perché sinceramente c'è da considerare il fatto che ormai tutti gli smartphone di oggi hanno uno schermo, una schermata di blocco ben fatta che si sblocca con le iridi o con il volto o con la password, sì, ma anche con l'impronta digitale, quindi già lì è abbastanza importante il blocco che si va ad inserire. Però considerato il fatto che magari un ladro riesce a tenere e a oltrepassare, a bypassare quella cosa perché magari viene rubato mentre il ladro sa il pin, oppure perché riesce informaticamente a sbloccare la schermata del blocco mediante una serie di cose che non sono neanche poi così difficili, effettivamente va ad incontro poi ad altre password molto molto particolari che potete andare anche a personalizzare da app ad app, quindi neanche poi così tutte uguali tra loro, e che renderebbero difficile l'accesso ad app sensibili al ladro stesso. Bene ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto e che soprattutto andate a scaricare questa app e a provarla, perché vi può cambiare completamente l'uso del vostro smartphone. Non dovete stare neanche lì a sbloccare mille volte il vostro smartphone perché è molto personalizzabile l'app e di conseguenza potete andare a selezionare voi come e quando bloccare un'applicazione. Quindi se il video vi è piaciuto scaricate l'applicazione, lasciate un bel like al video e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi come sempre ci vediamo in video di domenica e mi auguro che molti di voi con questo nuovo metodo di blocco app siano un pochettino più sicuri. Ciao ragazzi, al prossimo video.